Productions Book Tag. Sono stata taggata da Gabriella di Fangirl in Love with Books, che ringrazio tantissimo, anche perché quando avevo visto in giro questo book tag lo volevo fare assolutamente. E voi vi starete chiedendo: Ludo, ma è un book tag un po' più da inizio anno, siamo già a fine febbraio. Avete ragione anche voi, però io considero gennaio tipo il mese di prova gratuita di Amazon Prime o di Netflix o di qualsiasi abbonamento che mi viene in mente. Quindi dopo che effettivamente ci siamo abbonati, l'anno può iniziare, almeno io la vedo così, non so voi. E quindi è arrivato il momento di proporvi questo book tag. E vi ricordo come sempre, prima di cominciare con il video, che tutti i libri che vi andrò a mostrare li trovate linkati giù nell'info box se volete acquistarli tramite Amazon. Aspettate un attimo, che io qui devo andare a ricercare le domande che non le trovo, e mi ricordo di averle salvate tra i preferiti, ma al momento tra i miei preferiti io vedo solo cose di Andy Sullivan di Station 19, bene ma non benissimo. Voglio stendermi sul pavimento del bagno pensando a loro. Abbiamo trovato le domande, quindi ci stendiamo dopo sul pavimento del bagno. Dai, è tutta. Domanda numero 1: un autore che vorresti leggere e che non hai mai letto prima. Per rispondere a questa domanda, Dreamers, vi cito Alice Osman, poiché quest'anno verranno pubblicati molti dei suoi libri in Italia, sia per la Mondadori che per la Oscar Volt, e nello specifico a me interessano due titoli. Il primo tra i due è Loveless, e questo romanzo mi interessa moltissimo per le tematiche di cui tratta, proprio perché si parlerà di essere aromantici e o asessuali. Questa parte della comunità LGBTQ+ purtroppo non è molto rappresentata nei media e nei romanzi per ragazzi, quindi è un qualcosa che ci tengo ad approfondire, a conoscere ancora meglio. Voglio proprio vedere come un personaggio vive questa situazione, e infatti voglio proprio approcciarmi ad Alice Osman perché mi sembra una di quelle autrici che dà voce alla nostra generazione e che affronta tematiche che riguardano noi giovani da vicino, come in questo caso appunto la rappresentazione della comunità LGBTQ+. E rimanendo sempre in questo ambito, il secondo titolo di Alice Osman che mi interessa è Heartstopper. Heartstopper è il primo volume di una serie, non so se di fumetti o di graphic novel, non ho capito bene quale sia la definizione corretta, perdonatemi in anticipo se sbaglio. Comunque sia, anche qui, come si può evincere dalla copertina, c'è rappresentazione della comunità LGBTQ+, proprio perché abbiamo una relazione principale tra due ragazzi, e personalmente non vedrò l'ora di leggere questa serie di fumetti o di graphic novel, proprio perché dai disegni che ho visto in giro su internet mi sembra proprio molto carina, sia per la realizzazione dei disegni sia per la scelta dei colori. Insomma, io amo tutti i colori così pastello, e il primo volume uscirà per la Oscar Volt il 24 marzo, quindi ci siamo, manca pochissimo, non vedo l'ora di poterlo leggere. Domanda numero 2: un libro che vorresti leggere. Per rispondere a questa domanda, Dreamers, avrei tanto voluto menzionarvi Empire of the Vampire di J. Christoph, però purtroppo zio J ci ha dato la triste notizia che l'uscita del libro è stata rimandata all'autunno del 2021, e non so voi, ma chi ci arriva all'autunno del 2021 non lo so. Quindi, per rispondere a questa domanda, vi cito la mia seconda uscita più attesa, quindi di conseguenza che ormai è diventata la prima, ma va bene, di quest'anno, e mi sto riferendo a The Invisible Life of Eddie LaRue di Victoria Schwab, di cui abbiamo anche ottenuto una data di uscita, perché questo libro uscirà il 6 ottobre in inglese. E Dreamers, io non vedo l'ora perché è vicinissimo al mio compleanno, perché il mio compleanno è il 10 ottobre, quindi è come se Victoria Schwab mi avesse fatto un regalo facendolo uscire il 6 ottobre, cioè è una cosa meravigliosa. E Dreamers, ve lo giuro che io non vedo l'ora di poter leggere questo libro, tra l'altro i diritti sono stati acquistati da Oscar Volt, quindi sono fiduciosa che realizzeranno un'edizione pazzesca, come è stato per Nevernight e come è stato per altri libri pubblicati da loro. E la trama Dreamers mi incuriosisce tantissimo, perché praticamente parla di questa ragazza che stringe un patto col diavolo per ottenere l'immortalità, però per ottenerla il prezzo è che chiunque si dimenticherà di lei. Passano circa 300 anni e arriva una persona che si ricorda di questa ragazza. È veramente, penso, escluso appunto Empire of the Vampire, che non c'è più, il libro che più aspetto quest'anno, cioè assolutamente. Domanda numero 3: un classico che vorresti leggere. Lo sapete, Dreamers, io ho un po' un'avversione nei confronti dei classici, non che non mi piacciano, però li ho sempre letti per motivi di studio, prima al liceo e adesso all'università per gli esami di letteratura inglese o spagnola che sia. Quindi non è un genere che leggo nel mio tempo libero per mio diletto personale, proprio perché ci sono alcuni periodi dell'anno in cui devo leggerli già per gli esami, come è stato proprio di recente. Quindi vi nomino uno dei libri che leggerò presto, perché appunto per la sessione estiva, e mi sto riferendo a Il ritratto di Dorian Gray
direi di Oscar Wilde. In realtà quest'opera io l'ho già studiata al liceo, quindi chiaramente conosco la trama, conosco le tematiche principali e le riflessioni che sono state fatte da parte della critica, però non ho mai avuto occasione di leggerlo per intero perché al liceo ho semplicemente analizzato dei passi. Domanda numero 4, un libro che desideri rileggere? Per rispondere a questa domanda, Dreamers, vi cito Cinder di Marissa Meyer e in generale un po' tutta la saga delle Cronache Lunari, perché infatti Cinder è il primo volume di una tetralogia composta anche da Scarlet, Crest e Winter, e poi ci sono due volumi spin-off che purtroppo non sono stati pubblicati in italiano, ovvero Fayless, un romanzo incentrato sulla storia passata della regina Levana che ci fa capire come lei si sia trasformata nella regina cattiva, e Stars Above, che invece è una raccolta di novelle ambientata prima dell'inizio della storia, quando i personaggi erano ancora bambini, se non erro. E ultimamente mi è venuta un sacco voglia di rileggere la saga, in parte perché Camilla la sta leggendo per la prima volta, quindi non lo so, ne stavamo parlando, e soprattutto perché, come sapete se mi seguite da un po' di tempo, io non ho mai finito di leggere questa saga, mi sono sempre fermata a Cress, in parte perché avevo sentito un sacco di pareri negativi su Winter, e poi perché all'epoca non ero nella mia fase solo mattoni della vita, e quindi l'idea di leggere 800 pagine di Winter mi preoccupava un po', ecco. Adesso, dopo che ho letto Priory, posso affrontare di tutto. Per cui mi piacerebbe tantissimo rileggere i primi tre volumi e Fayrest, per poi concludere la saga con Winter e leggere anche le novelle di Stars Above. Chissà, magari il 2020 sarà l'anno buono in cui Ludovica finisce la saga delle Cronache Lunari. Chissà, soltanto il tempo ce lo dirà. Domanda numero 5. Un libro che hai da secoli e che senti il bisogno di leggere? Rimanendo sempre in tema, Marissa Meyer, vi cito Renegades. Renegades è il primo volume di una trilogia composta anche da Arch Enemies e Supernova, che è uscito di recente in inglese e, da quanto ho capito, uscirà a maggio in spagnolo. Quindi, visto che avrò la trilogia completa in lingua, perché appunto, come potete vedere qui, ho in cartaceo il primo volume e sul Kindle ho sia il primo che il secondo, direi che è arrivato il momento di recuperare questa saga, anche perché non ricordo quando ho comprato questo libro, sicuramente un annetto fa. Quindi credo che sia giunto il momento di leggerlo, anche perché, come sapete, appunto quest'anno sto cercando di dare priorità a saghe che sono concluse o che sono in via di conclusione, così non devo aspettare anni, decadi, secoli, millenni per poterle leggere, e così soprattutto mi ricordo le cose. Io vi querelo, perché non è la Hyde Card della Station 19, ok? Non ci sono Andy e Sullivan che vengono a salvarmi da questa vita difficile. Qua nessuno si parla, facciamo il gioco del silenzio, basta. Cioè, o viene la Hyde Card della Stazione 19 o non venite proprio. Cioè, come se non pensassi già a Andy e Sullivan ogni volta che penso a tutto il resto. Ne ho sentito parlare benissimo da Gabri di Fangirl with Books, infatti lei sarà contentissima di vedere questo libro qui nel video. O anche da Emma di Emma Books, insomma, in generale ne ho sentito parlare molto bene da persone di cui mi fido, quindi penso proprio che lo leggerò presto, anche perché ultimamente sono molto in mood di storie di eroi e cattivi, città da salvare, insomma, mi manca Marissa Meyer come autrice nella mia vita, quindi spero proprio di poterlo leggere presto. Domanda numero 6, un grande libro che vorresti leggere? E qui, Dreamers, la risposta sorge spontanea, perché mi sto riferendo a Il nome del vento di Patrick Rothfuss, che è rispettivamente il primo volume di una trilogia, e io quest'anno devo assolutamente recuperare almeno il primo volume, anche se è quasi certo che uscirà anche il terzo, finalmente, dopo anni di attesa. Come suggerisce anche la domanda, sì, è proprio un grande libro che voglio leggere, perché escludendo glossari, nomi e cose, epilogo, ok, postfazione, sono tipo 730 pagine più o meno. Quindi sì, è proprio un grande libro, è proprio un grande libro. Per cui risponde perfettamente a questa domanda. Questa edizione è pazzesca, realizzata dalla Oscar Volt con le pagine rosse. Appunto, è stata ripresa la stessa copertina della versione inglese slash americana che era stata fatta per il 10° anniversario. E aspettatevi un reading vlog su questo, perché sì, penso proprio che documenterò la mia esperienza di lettura. Domanda numero 7, un autore che hai già letto e di cui vorresti leggere altro? Per rispondere a questa domanda, Dreamers, vi cito Mary Lou, perché come sapete è una delle mie autrici preferite, perché ha scritto la saga della mia vita, cioè The Young Elites, e quest'anno, cioè a brevissimo in realtà in inglese, esce The Kingdom of Beck! The Kingdom of Beck è un romanzo standalone retelling della storia di Mozart, però dal punto di vista della sorella di Mozart, quindi penso c'entrerà la musica,
sarà anche fantasy, da quanto ho capito, e sono davvero davvero curiosissima di leggerlo, proprio perché Marilou sta dietro a questa storia da tantissimi anni. Era, da quanto ho capito, il primo libro che ha presentato alla casa editrice, che però poi non è riuscita a pubblicare e quindi ha debuttato con la saga di Legend, per cui è un grande traguardo per lei dopo anni raggiungere la pubblicazione con questo libro, quindi sono curiosissima, non vedo l'ora di poterlo leggere, anche perché la Oscar Bolt ha acquistato i diritti, quindi penso e spero che entro l'anno lo avremo anche noi, e quindi sì, assolutamente non vedo l'ora. Domanda numero 8, un libro che hai ricevuto per Natale e che vorresti leggere? Per rispondere a questa domanda, Dreamers, vi cito Total Bones di Victoria Schwab, che è rispettivamente il secondo volume della trilogia di Cassidy Blake, iniziata con City of Dust e che si concluderà quest'anno in inglese con Bridge of Souls. Questo libro mi è stato regalato da Mirko a Natale scorso, Natale 2019, e io di recente ho proprio letto City of Ghost, che mi aveva regalato sempre lui in realtà, e mi è piaciuto tantissimo, quindi credo proprio che Tunnel of Bones sarà la mia prossima lettura, perché ho bisogno di sapere come continua la storia di Cassidy. Sono davvero curiosissima di leggerlo, perché questo è ambientato a Parigi, perché c'è un nuovo mistero da svelare, e ultimamente sono molto in mood misteri, fantasmi, morte, distruzione, cioè Victoria Schwab ha questo potere magnifico che qualsiasi libro lei scriva io lo amo, cioè sempre, veramente, ve lo giuro, chi più chi meno, però li amo tutti. Domanda numero 9, una serie che vuoi leggere dall'inizio alla fine? Ci sono tantissime saghe Dreamers che vorrei iniziare e magari anche finire quest'anno, e tra le tante a cui sto pensando vi nomino Red Rising di Pierce Brown. Red Rising fa parte di una saga suddivisa in due trilogie, da quanto ho capito, da quanto mi è stato spiegato, e la prima trilogia, composta anche da The Golden Sun e The Morning Star, se non erro, sì, è già uscita tutta quanta anche in italiano, quindi credo proprio che nei prossimi mesi, appena avrò tempo e appena mi sentirò nel mood sci-fi, sicuramente recupererò almeno anche questa prima trilogia. Poi so che comunque i volumi seguenti della seconda trilogia stanno uscendo in inglese e stanno uscendo anche in italiano, quindi sicuramente nel mentre che io mi metto in pari magari escono anche i nuovi libri, per cui fatemi sapere se voi avete letto Red Rising qui sotto nei commenti e che cosa ne pensate, perché sono veramente anni che vorrei leggerla. Domanda numero 10, una serie che vuoi finire, quindi che hai già iniziato. E qui, Dreamers, finalmente posso parlarvi per la prima volta in maniera pseudo seria in un video di The Diviners di Lee Bob Ray. The Diviners è il primo volume di una tetralogia composta anche da Lair of Dreams, Before the Devil Breaks You e The King of Crows, che è uscito proprio di recente, è uscito tipo il 4 febbraio. Quindi, quando io ho scoperto questa cosa, ho deciso di farmi una maratona di lettura, perché così non devo aspettare per i volumi successivi, sempre per la questione delle saghe concluse di cui vi parlavo prima. E infatti, tra gennaio e febbraio, io ho letto i primi due, quindi The Diviners e Lair of Dreams. E vi dico, Dreamers, essendo a metà della serie, che è sicuramente una delle mie preferite di quest'anno e di sempre, è una saga che puntavo da mesi ormai, perché la vedevo ovunque, su diversi canali di booktubers americani che seguo e che lo amano, e avevano ragione, cioè, ve lo giuro, io mi sono innamorata tantissimo di questa storia e di questi personaggi, e credo che sia una delle saghe young adult migliori degli ultimi anni, e nonostante il primo volume sia uscito tipo nel 2012, una cosa del genere, è invecchiato benissimo, tra virgolette, perché io l'ho letto quest'anno, praticamente 8 anni dopo, e l'ho apprezzato veramente, veramente, veramente tanto. Vi consiglio di leggere The Diviners se vi piacciono quei libri con un fondo storico, perché qui ci troviamo a New York negli anni 20, e vi assicuro che si percepisce sia il glamour di quegli anni lì, ma anche proprio la difficoltà di quegli anni a livello sociale, economico, politico, insomma. Se vi piacciono anche appunto i romanzi con un tocco di fantasy, perché appunto The Diviners sono tutti quei personaggi che hanno dei poteri sovrannaturali. Se vi piacciono appunto i misteri, perché ogni romanzo ha un mistero diverso che riguarda sempre i fantasmi, quindi vi prego, se leggete in lingua, leggete The Diviners, perché purtroppo in italiano hanno tradotto soltanto il primo volume, e vi assicuro che è fattibile da leggere, cioè io il secondo l'ho letto in inglese perché non potevo aspettare e volevo sapere, non vedo l'ora di parlarvene meglio nel wrap up di gennaio-febbraio, ma leggete The Diviners perché è bellissimo. Domanda numero 11, stabilisci obiettivi di lettura? In tal caso, quanti libri vorresti leggere nel 2020? Sì, ovviamente, come ben sapete, stabilisco obiettivi di lettura perché mi motivano e mi aiutano a leggere quanto vorrei, e nel 2020 vorrei leggere 50 libri. Domanda numero 12 e anche ultima domanda, altri obiettivi di lettura? Sì.
sì, ho altri obiettivi di lettura slash buoni propositi letterari, insomma, per il 2020, e ho realizzato un video apposito, quindi se non l'avete visto ve lo lascio linkato su nelle schede. Ebbene, siete diverse, siamo giunti alla fine di un altro video. Io spero veramente che vi sia piaciuto, che vi abbia trattenuto, che vi abbia fatto passare un buon momento. Adesso tocca a voi, fatemi sapere qui sotto con un commentino a quale nuovo autore o autrice vorreste approcciarvi di cui non avete mai letto nulla, o ancora quale libro vorreste rileggere, perché sono un sacco curiosa di saperlo. E per il resto, niente di rimerso, le solite cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con tutti i vostri amici, nemici, parenti, cani, gatti e topi, e ovviamente seguitemi su tutti i social network che sono linkati giù nell'info box, già non lo fate, perché seguirmi sui social è una cosa molto 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 importante. Quindi, nulla di rimerso, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Bye!